Ciao a tutti, oggi sono qua con un nuovo video tag che non è propriamente un video tag. Ci sono sì una serie di domande a cui risponderò, ma sono molto banali e semplici, giusto per parlarvi di quello che sto leggendo al momento e quello che programmo di leggere in futuro. Purtroppo nell'ultimo periodo sto lavorando tantissimo e ho veramente molto poco tempo per filmare e preparare video, quindi ho pensato potesse essere un ottimo modo per parlarvi in maniera abbastanza breve di quello che leggo, visto che non sono riuscita a preparare un video, diciamo, più corposo. Non so da dove provenga, nasca, in che modo sia stato creato questo tag, l'ho semplicemente visto sul canale Inside My Head che vi lascio qua sotto in descrizione, che è di una ragazza ungherese che parla appunto di libri in ungherese, quindi ve lo consiglio solo se parlate la lingua. Però la seguo sempre molto volentieri e mi è sembrato un tag molto carino, veloce appunto da proporvi oggi. Se mi vedete un po' buia non è perché sto filmando di notte, ma è luna e fuori piove e neve. E quindi anche con tutte le luci accese questo è il risultato, perdonatemi. La prima domanda di questo tag è che cosa si sta leggendo al momento. In questo momento sto leggendo due libri presi entrambi in prestito dalla biblioteca. Il primo è come un romanzo di Pennac, un libro che ho cominciato a leggere perché volevo qualche cosa sulla scrittura e mi era stato consigliato molto questo romanzo. In realtà al momento si sta parlando più di lettura e non mi sta convincendo troppo, proprio per questo motivo, perché io stavo cercando qualcosa focalizzato di più sulla scrittura. Nonostante questo ci sono comunque delle metafore, dei pensieri sulla lettura, sui giovani lettori, secondo me veramente molto interessanti. Il secondo libro che sto leggendo non ce l'ho qua fisicamente, ma è Trilogia della città di K di Agatha Christoph. È il libro che avete scelto sul gruppo CB's The Wayne, che trovate qua sotto in descrizione, come libro da recensire qua sul canale. Vi avevo infatti proposto una serie di libri che avevo intenzione di leggere e appunto vi proponevo di scegliere quello che vi interessava di più, che vi incuriosiva di più da recensire qua sul canale. Si tratta di una trilogia di cui ho letto per ora i primi due libri, ho iniziato da poco il terzo e non mi sta convincendo troppo questo libro. Il primo l'ho trovato estremamente interessante, sia per come è stato scritto, sviluppato, sia per i temi trattati e il modo in cui vengono trattati questi temi. Il secondo libro invece mi ha deluso tantissimo perché ha uno stile completamente diverso, un modo di narrarci la storia proprio diverso. In generale, quello che ci viene narrato mi ha un po' annoiata. Rispetto al primo, poi, secondo me, non c'è assolutamente paragone. Sono però molto curiosa di leggere questo libro conclusivo della trilogia per vedere, insomma, come si concluderà questa storia. È un libro che non consiglio assolutamente a chi è particolarmente sensibile sui temi, ad esempio, della guerra, della violenza sia fisica che psicologica. È un libro molto particolare perché parla di due fratelli gemelli che in periodo di guerra vengono affidati alla nonna, una nonna che non hanno mai conosciuto, di cui non sapevano l'esistenza e che vive in una situazione molto particolare di povertà. Ci sono molti temi forti e alcune scene vengono descritte in una maniera assolutamente esplicita, quindi se siete particolarmente sensibili a questi temi, magari non è il libro per voi. La seconda domanda chiede il prossimo libro nella mia TBR, ovvero il prossimo libro che ho intenzione di leggere. È un libro che al momento non ho qui perché sto aspettando che mi arrivi la copia cartacea ed è Il ritmatista di Brandon Sanderson. Brandon Sanderson è uno dei miei autori fantasy preferiti e non vedo l'ora di poter leggere questo nuovo libro perché ho amato alla follia la trilogia di Mistborn, che tra l'altro stanno ristampando, me lo chiedete sempre in tantissimi dove poter reperire il cartaceo di Mistborn. Sappiate che l'hanno ristampato mi sembra ad agosto, quindi vi lascio il link qua sotto in descrizione nel caso fosse curiosi di saperne di più o di acquistarlo. Comunque, sul ritmatista in realtà io non mi sono informata più di tanto, non ho voluto leggere molto nel dettaglio la trama perché voglio scoprire questo nuovo mondo che ha creato e costruito Brandon Sanderson poco alla volta. L'autore sarà presente poi a Lucca Comics, ancora non ho idea di quando, come. Però ci sarà e spero di avere l'opportunità di incontrarlo. Terza domanda, il prossimo libro che hai intenzione di acquistare? Al momento non ho intenzione di acquistare nessun libro perché ho tantissimi libri che devo ancora leggere, però
Per rispondere a questa domanda, forse è il caso di aspettare la prossima, ovvero la prossima uscita che attendi di più, Gemina di Amy Kaufman e J. Christoph, che sarà appunto il prossimo libro che ho intenzione di acquistare appena uscirà. Dovrebbe mancare circa un mese all'uscita di questo libro che attendo da un anno, da quando ho finito Il Lumine, che è veramente stupendo. Ora, non ricordo se l'ho detto, ma Gemina è il seguito di Il Lumine, un libro fantascientifico meraviglioso con uno stile e un format molto particolari. Vi parlo bene o male ovunque di Illumine, quindi vi lascio la recensione qua nelle schede qua sotto in descrizione. Un libro dei più belli che io abbia mai letto e mi sono affezionata veramente tanto alla storia, ai personaggi, e mi dispiace un po' che Gemina non abbia come protagonisti i protagonisti di Illumine, ma dei nuovi personaggi. È una cosa che mi incuriosisce e spero mi piaccia altrettanto. Per chi fosse curioso, Il Lumine uscirà in Italia a fine ottobre, quindi non preoccupatevi, il livello di inglese di Il Lumine è abbastanza difficile, ma prestissimo uscirà anche la traduzione in italiano. Quinta domanda, personaggio preferito al momento. Non ho tantissimi personaggi preferiti, però mi è venuto in mente subito l'armadillo di Zero Calcare. Io sto adorando sempre di più quest'autore, per ora ho letto soltanto due suoi fumetti, ma conto di recuperare al più presto un po' di tutto, in particolare l'armadillo mi piace tanto perché è una sorta di suo compagno di viaggio che incarna un po' i suoi pensieri, la sua coscienza, non lo so, mi fa sempre tanto ridere, sia per come è disegnato, che veramente una palla con un muso lunghissimo, sia per quello che dice, perché spesso e volentieri riflette un po' le mie paure, i miei pensieri. È una lettura sicuramente molto divertente, ma allo stesso tempo attuale, perché parla comunque di tanti temi attuali, di problemi di vita quotidiana, che possono essere prendere il treno, pagare le bollette, trovarsi un lavoro, fare le ripetizioni a qualcuno, e per ora, per i due volumi che ho letto, c'è sempre una storia, diciamo, generale con un messaggio veramente importante. Ultima domanda, genere preferito del momento. Non è proprio un genere, ma è più una tipologia di libro che sto leggendo tanto ultimamente, che è la mia, diciamo, preferita, ovvero il fumetto, proprio banalmente. I fumetti ultimamente mi stanno aiutando tanto a staccare un pochettino la spina dal lavoro, perché appunto sto avendo un periodo veramente molto molto pieno e stressante, e soprattutto la sera leggere i Peanuts oppure Zero Calcare mi ha aiutato veramente tanto a tirarmi su di morale, a sorridere, a non pensare ai problemi, o nel caso di Zero Calcare, pensarci ma riderci su. E sì, non è esattamente un genere, però mi stanno aiutando veramente tanto i fumetti di questo tipo, mi risollevano decisamente l'umore quando ho una giornata no. Questo era quindi il tag, molto breve, molto banalotto, però portate pazienza ancora per un giorno, perché sono veramente in crisi, sto lavorando tantissimo e non ho tempo per fare di meglio. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa state leggendo al momento e cosa pianificate invece di fare. Se volete rifare questo tag, mi raccomando, lasciatemi il link sempre nei commenti. In descrizione trovate tutti i titoli che ho citato e tutti i social dove potete trovarmi. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!